nostri telespettatori, bentrovati a Blog TV. Un'altra puntata, oggi è tornato a trovarci uno degli ospiti che più frequentemente, ecco, invitiamo nei nostri studi, è l'onorevole Nello Musumeci, che subito saluto e ringrazio. Grazie a lei e a chi ci segue. Dico che lei è qui frequentemente anche perché per il ruolo che ricopre a livello nazionale, vice segretario della destra, mentre a Catania è il capogruppo della destra Alleanza Siciliana al Consiglio Comunale, appunto. Quindi comunque sono due ruoli distanti, però alla fine che riesce a coniugare perfettamente in questo momento così complesso politicamente parlando, dove non si fa altro che parlare delle regionali. Intanto cerchiamo anche di capire e incassonare il ruolo della destra in questo momento. Si parla di questa grande coalizione che potrebbe confermare un unico candidato con il PDL, con altre forze del centrodestra. È ancora così? Beh, io vorrei augurarmi fosse così, perché in questo momento si coglie una certa confusione all'interno del centrodestra e purtroppo questo stato confusionale viene trasmesso al corpo elettorale e in particolare a chi finora ha votato per il centrodestra e vorrebbe continuare a farlo, e trasmette una sensazione di resa anche in chi, pur non avendo mai votato il centrodestra, vorrebbe poterlo fare per la prima volta. Accade che ormai ad appena 65 giorni dalla data in cui bisogna presentare le liste dei candidati alla regione siciliana, il PDL non abbia ancora individuato il candidato, né il PDL né i partiti alleati. Il partito di maggioranza relativa all'interno dello schieramento, cioè il PDL, avrebbe dovuto istituire un tavolo per un confronto con le altre forze politiche e capire i criteri ai quali avrebbe dovuto improntarsi una selezione dei possibili candidati presidenti. Sì. Ecco, tutto questo non è avvenuto, se ne parla ormai da oltre un mese e il PDL sembra essere preso dal panico, sembra in uno stato confusionale, in uno stato di agitazione, si continuano a fare dichiarazioni che appaiono incomprensibili data la gravità del momento. E noi che invece crediamo alla logica dell'alleanza, noi della destra Alleanza Siciliana, noi che siamo convinti che l'alleanza non sia una somma aritmetica, ma sia un valore in politica, e per chi non ci crede l'alleanza è un male necessario, eccolo, diciamolo con estrema crudezza, beh, tutto questo ci turba e ci lascia in uno stato di ansia. Noi vorremmo partire, vorremmo già cominciarla questa campagna elettorale. Sono 400 circa i comuni siciliani, vorremmo andare in giro nelle campagne, nelle fabbriche, a parlare con i giovani, a parlare con chi sembra essersi rassegnato. E invece ognuno di noi è fermo, è in una condizione di stallo, è come se fosse neutralizzato perché il PDL non ha ancora risolto i propri problemi interni e non ha deciso chi deve essere il candidato. Tutto questo ci sembra davvero pericoloso e vorrei anche dire un atto di suicidio in politica. È un po' rischioso. È un peccato perché la Sicilia è una terra che si richiama ai valori del centrodestra, del cattolicesimo, del centrismo, della moderazione, del ceto medio, i valori nazionali e sociali, la tradizione del riformismo, lo spirito autenticamente autonomistico, ed è un peccato che si debba perdere la partita prima ancora di combatterla. Anche perché dall'altra parte c'è un Crocetta che già ha ufficializzato una candidatura, prima un'autocandidatura, adesso una candidatura sostenuta anche dal PD. Senta, già i primi di giugno. Quindi, dottoressa, la Sicilia ha già tante croci, adesso ci mettiamo pure le crocette, siamo veramente rovinati. Io ho tanto rispetto per il candidato Rosario Crocetta, ho tanto rispetto per gli altri candidati che sono già in lizza ed è giusto avere rispetto, ecco, ma al di là delle battute io voglio dire ognuno combatti la propria battaglia, ma partiamo da una stessa linea. Non è possibile che a poche settimane ancora il centrodestra sembra essere assente dalla scena politica. È come se ci fosse una sorta di complesso di inferiorità.
Forse stare all'opposizione alla regione ha creato questo stato d'animo. Ma stare all'opposizione lo deve scegliere il corpo elettorale, se dobbiamo stare all'opposizione o in maggioranza. Insomma, vogliamo convincerci che se la Sicilia è in ginocchio, la responsabilità è di tutto lo schieramento politico nazionale. Dal centrodestra al centrosinistra. Faccia un calcolo su un foglio di carta con una penna. Negli ultimi 15 anni non c'è un solo partito tradizionale o partito regionalista che non abbia condiviso responsabilità di governo. Sì, sì. Nessuno può dire io non c'entro. Certo, Lombardo è l'esempio più eloquente, più vicino a noi di responsabilità di governo, nel bene e nel male naturalmente, ma tutti hanno governato negli ultimi 15 anni, anche i comunisti. Lei pensi che i comunisti avevano, quando erano al governo, un assessore all'agricoltura che si chiamava Totò Cuffaro, loro alleato. È chiaro che ci sono stati tutti, c'è stata Alleanza Nazionale, il mio ex partito, c'è stata Forza Italia, io non c'ero, non ero né assessore né deputato. Ci sono stati tutti, allora l'UDC nessuno si può tirare fuori. Occorre un bagno di umiltà e dire tutti siamo responsabili. È la prima volta che sento dire una cosa del genere, c'eravamo tutti. In genere tutti dicono no, noi non c'eravamo, c'erano gli altri. E guardi, è la prima volta. E glielo dice un uomo che potrebbe fra i pochi dire c'erano tutti tranne io, perché non sono mai stato alla Regione Siciliana. Però lei parla a nome del partito. Eppure io dico che questo è un momento così grave nel quale nessuno può fare il Pierino, non è consentito a nessuno puntare l'indice accusatore, gli altri sono melma, sono mafia, sono corrotti, sono inefficienti, soltanto io mi salvo. No, sì. Tutta la geografia politica siciliana è stata coinvolta nelle responsabilità del governo, nel bene e nel male, sono state fatte cose brutte, sono state fatte cose buone in questi 15 anni. E allora facciamo un bagno di umiltà, mettiamo attorno a un tavolo le forze del centrodestra, lanciamo un appello anche alle altre forze, non necessariamente politiche, che non appartengono a nessun schieramento, ed elaboriamo un progetto. No 50, 30, 20 cose, 3-4 cose essenziali, certo. Mettiamole assieme, determiniamo i tempi, individuiamo un candidato presidente e partiamo, siamo già in ritardo. Bisogna trasmettere un messaggio di speranza ai siciliani, perché questa terra è redimibile, ma dobbiamo avere la concretezza e la credibilità per poterlo dire e per poter cominciare a operare. Anche perché il cittadino, l'elettore vuole un progetto, vuole capire come la Sicilia cambierà, come continuerà ad andare avanti. Cioè alla fine possiamo votare un candidato perché ci fa simpatia o magari lo conosciamo, però ecco, è un progetto quello che fa andare avanti una regione, non un'amicizia. Sia chiaro questo a tutti i cittadini. È naturale, ma dottoressa, io credo che il momento così grave dovrebbe suggerire ai partiti, a tutti i partiti, di dotarsi di un codice non scritto, di un codice etico. È chiaro che chi è rinviato a giudizio per reati infamanti o comunque legati alla pubblica amministrazione dovrebbe avere il buon senso di mettersi da parte. Se non c'è una legge apposita, ecco, non può essere additato alla condanna della pubblica opinione, ma deve avere il buon senso di dire io sono rinviato a giudizio. Lavorerò per dimostrare la mia innocenza, per ora mi metto da parte e non faccio politica. Tornerò con maggiore passione e con maggiore impegno. Se lei ricorda esattamente quello che io e noi della destra Alleanza Siciliana avevamo detto a proposito di Cuffaro, sì, nel 2006. Se sei rinviato a giudizio, mettiti da parte, non ti ricandidare. Fatti processare, se innocente saremo tutti felici, se colpevole sconterai la pena. Sì. Abbiamo perso 2 anni preziosi dal 2006 al 2008 perché tutti i partiti vollero che Cuffaro tornasse a candidarsi.